Ciao amici di Project Nerd, ci troviamo alla 12ª edizione del Giocomics, la fiera del gioco e del fumetto più grande della Sardegna, e questa mattina siamo qui con Giada Perissinotto. Ciao Giada. Ciao a tutti, è veramente un piacere stare qui, è la prima volta che vengo in Sardegna. Bene, bene, noi ne abbiamo subito approfittato. Quando e come è nata la passione per il disegno, Giada? Allora, la passione per il disegno l'ho sempre avuta da quando sono nata, fin da piccola, all'asilo, disegnavo sempre, continuamente. L'idea di poter fare qualcosa nella mia vita con il disegno è cominciato intorno ai 19 anni, quando ho scoperto che c'era l'Accademia Disney a Milano. E avrei tanto voluto andare a parteciparvi, ma i miei genitori all'epoca mi hanno convinto a fare, diciamo, l'università, e quindi ho lasciato perdere, ma dopo sono ritornata alla carica qualche anno dopo. Con grandi risultati. Raccontaci l'emozione dell'essere stata scelta appunto da mamma Disney. È stata un'emozione enorme, era il mio sogno, quindi quando ho mandato i miei disegni in redazione mi hanno risposto e mi hanno proposto subito di fare delle storie. Per me è stato come veramente la realizzazione del sogno più grande. Mi ricordo che mi batteva forte il cuore, andavo a 8 metri da terra. È stata veramente una grandissima emozione, sì, una delle più grandi della mia vita. Durante il tuo lavoro quotidiano, quali sono le difficoltà che spesso riscontri anche durante la creazione delle tue tavole? Allora, prima di tutto la concentrazione, perché non tutti i giorni uno ha la stessa concentrazione, la stessa voglia di disegnare, la stessa ispirazione, quindi ci sono delle volte che proprio non ti viene nulla, tu devi lavorare perché è una scadenza e lì subentra la professionalità, ti metti là e devi fare, meccanicamente fai, quello è a volte è una grosso... Può risultare con una delle problema, difficoltà più... Sì. Sì, sì. Più riscontrate. E poi insomma gestire la propria vita, perché noi non abbiamo degli orari fissi e dobbiamo gestirci da noi, e quindi molto spesso ti devi porre dei limiti e non sempre è facile, insomma, perché uno ha anche una vita privata. Ovviamente. Sì. Ma tra i tanti lavori eseguiti, quale o quali sono quelli ai quali sei più affezionata? Scusate per la ripetizione. E sono affezionata alle mie prime due storie. La prima, quella di Paperino Paperotto, tantissimi anni fa, 15 anni fa, di Bruno Enna. E mi ricordo il primo speciale Witch, che fu il primo speciale in assoluto, io feci i tarocchi. E poi Reginella, la storia che ho fatto l'altro anno, il restyling, diciamo, del personaggio di Reginella. Bene. Consigli per tutti coloro che volessero affrontare questo tipo di carriera? Consigli è mettersi sotto, lavorare, praticare tantissimo, la cosa principale, e non aver paura di osare e avere coraggio di continuare nonostante magari qualcuno ti dica no, che cosa fai, meglio che tu segui un'altra strada oppure non vali niente, no, bisogna credere in se stessi. Perseverare, sì. Quindi. Sì. Progetti futuri? Progetti futuri? No, è un progettino, ma non lo posso. Qualche anticipazione per gli amici di Project? È una sorpresina, non posso dire niente. È una sorpresa. Spero a breve, soprattutto. Bene, sì. Attenderemo con ansia, quindi sì, queste novità. Ringraziamo Giada Perissinotto per essere stata qui con noi e ciao amici di Project Nerd. Aloha!